Ciao da Nicoletta, sicuramente siamo quasi tutti a casa, o chi in Italia è sicuramente a casa, io sono a Lugano e per ora si può ancora uscire, ma non si sa per quanto perché presto ci sarà, penso anche qua, la stessa regolamentazione che c'è in Italia. E cosa fare in questi giorni? Come tutti penso che stiamo riscoprendo dei momenti che solitamente non abbiamo a disposizione. Io sto riprendendo in mano tanti libri che avevo acquistato e non avevo mai letto. Sto facendo quelle cose che solitamente non ho mai il tempo di fare, quindi può essere una cosa positiva, anche perché ho imparato una cosa, non posso preoccuparmi di ciò che non è imputabile direttamente a me. Come faccio a preoccuparmi? Come faccio a continuare a pensare, oddio, ma adesso cosa succede? Oddio, non ha senso, anche perché siamo un pochino tutti in balia degli eventi, siamo un pochino tutti nell'inconsapevolezza di quanto durerà questa cosa e per quanto dovremo stare così, tra virgolette, in soggiorno forzato. Non so se si dice così, ma va bene lo stesso. E quindi stiamo navigando a vista. Io una cosa che sto vedendo è che mi sto rimettendo in gioco in modo profondo, anche a livello professionale. Ho sempre preferito il contatto dal vivo, ho sempre un po' snobbato la tecnologia, anche perché sono abbastanza in peditella con la tecnologia, mi hanno sempre aiutato i miei collaboratori con questo. E quindi cosa ho fatto? Mi sto reinventando, ho sperimentato già ieri, stamattina, in riunione con i ragazzi, riunione in posti, c'era chi a Padova, chi a Treviso, chi alla Friburgo, chi a Lugano, eravamo tutti, chi a Como, chi a Venezia, tutti sparsi. Abbiamo fatto questa riunione, bellissimo questa nuova tecnologia, ci sono dei sistemi veramente belli in cui ti sembra di essere tutti là insieme. E quindi ho deciso di reinventarmi, di fare certe cose che ho sempre fatto solo dal vivo, di fare dei corsi anche online. Una serata che terrò sarà proprio anche quella sull'equilibrio emozionale, visto che avevo in programma serate di questo tipo sull'equilibrio emozionale dal vivo e non si sa quando si potranno riprendere, perché non farle online? E quindi la mia riflessione per te, che mi stai seguendo da LinkedIn, è questa: cosa stai facendo? Cosa possiamo fare per trovare un nostro centro, per ritrovare noi stessi, per ritrovare delle risorse che solitamente non sappiamo di avere, o era uno dei cofanetti anche dei libri che ho scritto, trasforma le tue abitudini. In questo momento penso sia veramente importante avere la forza di trasformare le nostre abitudini e io appunto ho deciso di fare dei corsi online, proprio perché che senso ha? Potevo stare qui a lamentarmi, a dire oddio che perdita, oddio non posso fare, ho lavorato mesi per creare degli eventi che non so quando potrò riprendere, ma che senso ha farsi le domande sbagliate? Per me la cosa importante adesso veramente è stiamo centrati, stiamo sereni e facciamoci le domande giuste. Io a volte quando ho delle situazioni dure che mi capitano penso, ho una sorta di frase che mi sono creata che mi dà energia e mi dà forza. Sta succedendo qualcosa che non vorrei succedesse e non dipende da me. Quello che posso fare è capire che prima o poi tutto questo avrà un senso e ne uscirò ancora più forte. E quindi cosa stai facendo? Condividi con me, dacci qualche idea. Io comunque in questi giorni, al di là della formazione che farò online, quindi dei veri e propri corsi online, magari registrerò qualche video in più di riflessione qui su LinkedIn, qualche cosa che possa darci degli utili spunti per surfare un pochino tra le onde di questo maremoto che ci sta un pochino scusate, travolgendo. Chissà perché mi è venuto il termine travestendo, non importa, che ci sta travolgendo un po' tutti. Quindi cosa stai facendo di nuovo? Cosa puoi fare anche nella tua attività di nuovo? Puoi anche solo prendere, io non ti dico quanti file che ho nella cartella desktop che avevo creato del PC, perché magari ricrea un sacco di cose e poi le metti là perché non hai mai il tempo di rivederle. Sto continuando a scrivere un libro che
Era già in cantiere. Cosa stai facendo? Cosa puoi fare per stare ancora bene e ancora meglio? E come puoi utilizzare questo tempo per essere resiliente? Per me resilienza non significa tornare allo stato iniziale, significa tornare ancora più forte rispetto allo stato iniziale. Perché tanto non abbiamo noi il controllo ora di quello che possiamo fare come vita sociale, non abbiamo il controllo del lavoro in questo momento, abbiamo il controllo però di come possiamo reagire a queste cose. Ci tengo davvero tanto, mi dai il tuo punto di vista? Mi dai e cosa ti piacerebbe che trattassi, magari così come riflessione veloce di qualche minuto nei prossimi giorni? Magari qualche strategia per essere un pochino più equilibrati, perché non so se ci sia bisogno. Che domande ti stai facendo? Ti stai facendo le domande giuste? Perché sento troppe persone che dicono e si fanno le domande sbagliate, che si dicono ma perché? Ma è un complotto, ma è vero, non è vero. Io posso avere la mia idea, ma non è più importante sapere cosa è vero, cosa non è vero, se è stato creato, se c'è allarmismo eccessivo, se non c'è allarmismo eccessivo. Non è più importante questo, è importante gestire al meglio e stare nel proprio centro e gestire al top.